Ben ritrovati amici e amiche di GamersHQ Italia, io sono Doggy e quest'oggi vi presento End of Fate 2, un gioco di ruolo action molto simile a Dungeons and Dragons come stile. Io direi di iniziare immediatamente una nuova partita. In realtà ho già giocato, ne ho fatta già una, ho perso miseramente, quindi ne cominciamo una nuova di Zack. Infatti quello che vedete a sinistra è il personaggio creato. E vediamo un attimo i dettagli di questo simpatico gioco, davvero, davvero originale. Adesso capirete il motivo per il quale vi ho detto che assomiglia molto a Dungeons and Your memories are fading even now, gone to form the soul of the game we play. These pieces are new, as are the stakes: life, death, and vengeance. We must ride, for time is short, and you have much to learn. Make your first choice, and let us set these wheels in motion once more. Perfetto, avete intuito bene, quello che abbiamo di fronte sarà il nostro master, quindi sarà lui a dettare le regole del gioco. Ma non soltanto lui, anche il fato, la casualità, le nostre scelte andranno ad influenzare il procedimento, il corso dell'avventura. Quindi per il momento noi dobbiamo scegliere il sesso del protagonista di questa storia. Ovviamente scegliamo uomo. Dopodiché lui andrà a mescolare le carte e a These distribuirle, ecco, sul cards tavolo. represent your history and our game. We know where they end, for you are here. Therefore, these cards must guide you to my side. Let us see what the journey holds. The fool steps into nothingness because they know no better. In the same way, you must step into the void. You are a blank slate. And together we will write your history. Quindi chiaramente, come potete già vedere su schermo, abbiamo un tavolo, il gioco si svolge tutto qui. C'è un tavolo, c'è una pedina raffigurante il nostro personaggio, in basso a sinistra c'è la nostra vita, la nostra salute, i nostri punti ferita, il cibo e le monete. Quindi si tratta a conti fatti di un gioco da tavolo. Solo che quando verremo chiamati a lottare contro determinati avversari, saremo noi a prendere il controllo del personaggio, come un qualsiasi gioco di ruolo action, quindi con dei controlli appositi. E allora, hai percorso molti metri in questa foresta alla ricerca dei ladri che ti hanno derubato. Nonostante la stanchezza e la fame, hai tutte le intenzioni di recuperare l'amuleto di tuo padre. Quindi, imboscata nella foresta. Eccoli là. Finalmente riesci a scorgere i ladri intenti a tagliare un grosso albero e a discutere tra loro. E già qui il gioco ci mette a disposizione due scelte. Avvicinati per origliare o mantieniti a distanza. Quindi io mi avvicinerei. Every element of the game has been improved. Even those that seem at Posso first scegliere tra glance familiar. quattro carte, Do not worry. You will una di soon queste mi farà understand the fallire. nuances. Vediamo quanta fortuna c'ho. Ok. Insinuandoti più avanti, scusate, ascolti il leader impartire degli ordini. È semplice, dice. Gli idioti camminano lungo la strada, voi spingete l'albero e sbucate fuori. Saranno troppo impauriti per combattere e così diventeremo ricchi. Perché non sbuchiamo fuori e li accoltelliamo? Rimbecca uno. Interviene un'altra figura incappucciata. Già, i cadaveri non sanno neanche difendersi. La frustrazione aumenta nella voce del leader. All'impero non importa se i contadini perdono qualche germoglio, ma basta un cadavere sulla strada regale in men che non si dica sul il posto pullulerà di soldati. Non abbiamo bisogno di quel tipo di rogne. Ora silenzio, arrivano. Vedi presto un gruppo di contadini che sbucano da dietro l'angolo mentre trasportano le proprie merci al mercato. I ladri fanno cadere l'albero sul sentiero dove si trovano alcuni contadini inconsapevoli e impugnando le armi sbucano fuori.
consegnateci tutto il cibo che avete. E quindi io posso scegliere se balzare fuori in difesa dei contadini, quindi avere un allineamento, diciamo, buono, offrire il tuo aiuto ai contadini ma ad un prezzo, aiutare i ladri con la loro estorsione, quindi già qui l'allineamento del mio personaggio cambierebbe in malvagio. E direi che sceglierò proprio la terza, perché io sono bastardo dentro, quindi... Prendi posto a fianco dei ladri, guardando i contadini in cagnesco. I contadini si fanno velocemente un'idea di te e decidono che la discrezione è la parte migliore del valore. Pertanto, fuggono via. Non appena ti avvicini a una parte del bottino ti rendi conto che sei circondato. Non puoi semplicemente piombare qui e prenderti quello che è di nostro diritto, ringhia uno dei delinquenti. Già, non c'è neanche aiutato a buttare giù l'albero, sogghigna un altro. Estrai l'arma abilmente. Beh, dice la voce del leader, ragazzi, pensateci voi, ci vediamo quando avete finito. E allora adesso entreremo in combattimento. Questo è il mio equipaggiamento, a quanto pare. Quindi abbiamo una spada trascurata, uno scudo di legno, vesti dell'avventuriero e un cappuccio. Poi ci sono altri slot vuoti, a quanto pare forse dei guanti, un anello, un amuleto, forse qualcos'altro. Si può entrare nei dettagli, per esempio se andiamo a vedere la spada. Danno 13, abbiamo un colpo critico, esegui un colpo potente che causa 225% danno contro un singolo bersaglio se attivato. Poi ha come caratteristica arrugginito, questo oggetto è arrugginito e non può essere venduto o scambiato. E ovviamente è un'arma a una mano, altrimenti non avremmo potuto utilizzare lo scudo. E qui abbiamo una carta avidità, quindi ladri, nemici della fazione ladri, schiva, schivano attacchi e evade armi più pesanti spesso. Contrattacco può attaccare di nuovo subito dopo che ci si difende da un colpo. Risposta è il primo colpo con l'arma leggera per interrompere il contrattacco, va bene. L'imbroglione che cos'è? Un mago travestito da bardo, malaclipse, magia, può causare danni magia, danno magico ignora difesa, può attaccare a distanza, usa schiva per evitare o difendi con uno scudo, docile, rimane KO fino alla fine del combattimento, il combattimento termina anche se il nemico non è stato ucciso. Ok, quindi fiondiamoci in battaglia. Ok, e adesso come vi dicevo prima prenderemo proprio il controllo del personaggio. In una schermata di tutorial il gioco ci mostrerà adesso i controlli. Ecco, questi sono i nostri nemici e quello è l'albero abbattuto. Teppista, violenza fino a se stessa e furti solo per denaro. I ladri attaccano spesso e possono schivare gli attacchi semplici rendendo le armi pesanti meno efficaci. Ok, questo è quello che abbiamo letto orientativamente prima. E questi invece sono i controlli. Ok, quindi abbiamo attacca, difendi, colpisci e schiva, telecamera, abilità arma, che è quella che potete vedere in alto a destra. Quindi una volta giunta a 9 l'arma si carica e possiamo utilizzare l'abilità. Poi abbiamo mossa finale e il tasto per muoversi. In alto a sinistra invece abbiamo i punti ferita, gli punti HP, quindi iniziamo subito. Ok. Il problema è quando si sta troppo vicini al gruppo. Ecco, uno ha saltato, ha fatto una sorta di volo acrobatico. Devo cercare di farmi, ecco, cosa che non sto riuscendo a fare, devo cercare di farmi fare meno danno possibile, ma è quasi impossibile. Eccolo là, l'ultimo cade a terra. Mi sono fatto fare un po' di danno, questo è vero, ma man mano l'energia, la salute viene recuperata, insomma, 73 su 100, ho perso un po' di punti ferita. Finisci con il ritrovarti in una foresta con un albero caduto, un mucchio di cadaveri e del cibo, ok. Quanto cibo? 5 più 3. Ok, ti fiondi sul cibo con un sospiro, riempendoti la bocca di pane per placare la tua fame.
e ho recuperato anche qualche punto salute. La tua soddisfazione dura solo un momento prima di renderti conto che l'amuleto di tuo padre non è presente nel bottino. Ok. L'amuleto deve essere ancora nelle mani del leader. Ti metti in marcia con la determinazione di trovarlo. Quindi scova il leader dei ladri e recupera il tuo amuleto. E allora, questa è la nostra mappa composta da quattro semplici carte, quindi spostiamo la pedina in avanti. Mentre ti stai godendo un momento accanto al fuoco, noti una sagoma avvicinarsi al tuo accampamento, quella che da lontano ti sembra una bella fanciulla, è, alla luce, un goblin malamente camuffato. Una pelliccia di volpe sudicia funge da parrucca sgangherata, il goblin ti fa l'occhialino con i suoi occhi rossi selvaggi. Ok. Ah, ho vagato per ora nel tentativo di trovarti. Dobbiamo sbrigarci se vuoi avere la speranza di raggiungere tutte le persone sulla mia lista prima dell'alba. Il goblin fa cadere un sacco dalle spalle. Dal mio sacco posso far apparire quel che il tuo cuore desidera. La voce del goblin si interrompe mentre esamina il sacco. Beh, potrei farlo se solo non ci fosse un enorme, maledetto buco. Il goblin infila la testa nel sacco premendo il naso lungo lo squarcio. Che culo, direi. Si passa al piano successivo allora. Il goblin tira fuori i suoi ultimi due gingilli. Ti posso donare vigore e forza letale. Quale preferisci? E allora scegliamo la spada del soldato, che ha sempre colpo critico che fa 2,50, infatti anche il danno è aumentato rispetto alla spada arrugginita che abbiamo. In più abbiamo risposta contro uomini del nord, risposta infligge 125% di danno, è ovviamente sempre una spada a una mano, ecco questa è come dire, la comparazione con l'arma che abbiamo attualmente. Ok, via. Una scelta saggia, ora devo andare, devo far visita a molte altre persone prima di potermi riposare. Il goblin fugge via nella notte con la parrucca da volpe che sventola alla brezza della sera. Ok, l'arma nuova ce l'abbiamo già equipaggiata, perfetto. Quindi andiamo avanti. Viaggia attraverso una foresta. Ok, abbiamo un gettone. Qui viaggi attraverso una foresta e vieni interrotto da un bambino ficcanaso. Stai cercando il popolo della foresta? Mio zio dice che una volta camminavano per questi boschi regalando doni. Stavo dicendo Tony, regalando Tony, non so chi sia Tony. Voglio trovarne uno e chiedergli una torta al limone. Mentre scappa via per andare a sbirciolare su un tronco nelle vicinanze, il bambino urla. Ricorda. Se incontro il popolo della foresta, fatti dare una torta al limone per me. Nell'altra direzione si sente una canzone angosciante nell'aria, cerchi di capire da dove provenga. E anche qui dobbiamo scegliere tra tre carte, successo e una fallimento. Io dico che è qui. Il gettone è mio a questo punto. Segui la canzone attraverso il boschetto e il torrente finché non trovi una radura aperta, bagnata dal sole dorato. Trovi una donna, in là con l'età, in una posizione contratta come i rami di una foresta. Sono passati i 12 inverni dall'ultima volta che ho ricevuto un visitatore. Parla sommessamente, anche se nelle sue orecchie la sua voce rimbomba. Puoi venire a trovarmi quando ne hai bisogno. This is yours Eccola now. qua. Even if you lose the challenge, you have Non so a earned cosa this serva token. quella moneta, ma intanto l'abbiamo messa da parte. Quindi proseguiamo. Nel Nothing frattempo ho could be more recuperato fitting now altri than 5 meeting punti the mage who salute. started this all, or at least started it all for you. Un percorso fatto di alberi caduti e contadini sconvolti ti conduce nuovamente ai ladri che hanno rubato il tuo amuleto. I banditi circondano il vecchio capo, estraendo le armi. Sembra che la loro lotta intestina sia solo peggiorata. Davvero, ragazzi, ognuno riceverà la quota equa che gli spetta. La violenza non è necessaria, implora il capo dei banditi. Chi ha mai sentito parlare di un ladro che discute di quote eque? Sbraita uno. Ti presenti qui e ci comandi a bacchetta. Abbiamo malappena accoltellato qualcuno. Sono passati giorni da quando ho accoltellato qualcuno. Giorni! Si lamenta un altro. Il leader nota che ti stai avvicinando e ti fa un cenno con la mano. Per quanto mi piacerebbe continuare questa discussione su spartizione di bottini e coltellate, temo di avere degli affari urgenti da sbrigare col mio sodale qui. Non appena ti saluta, mormora, lasciami vivere e ti ricompenserò con un mucchio d'oro per il disturbo. Allora, digli che loro non può sostituire l'amuleto che ha rubato. Digli che pagherà con il sangue il furto che ha commesso. Niente, facciamo che non abbiamo pietà. Il leader ti fissa per un momento.
Ho un'idea, deve trattarsi specificatamente del mio sangue? Uccidi questi briganti e io sarò lieto di renderti il tuo amuleto. I ladri sguainano le spade per aggredirti. Quindi, ovviamente... Dacci la tua roba e ti accoltelliamo, urla uno di loro. Considera le due possibilità. Ovviamente le mie possibilità se ne vanno a puttane. Estrai l'arma e ti prepari a combattere contro i criminali. Non potevo fare altrimenti. Anzi, non volevo fare altrimenti. Quindi combattiamo anche questi quattro ladri. Con la spada nuova, tra l'altro. Ok, ho scoperto adesso che se vengo colpito i punti abilità della spada vengono resettati. Eccolo là. Non so come abbia fatto a prendermi stavolta, ma giuro che ho provato a... Eccolo. Che poi fanno un danno pazzesco. Fanno veramente... molto molto danno. Intanto sono andati tutti a terra e quindi anche stavolta ci siamo. Terminata la battaglia, il vecchio leader dei banditi fa un cenno di approvazione guardando la carneficina che si trova davanti a lui. Ti rende una mano. Ti tende una mano. Ti rende una mano sarebbe stato fighissimo. Staccava la mano ad un suo sgherro e me la porgeva. Ti tende una mano. Il mio nome è Malaclipse, il bardo straordinario. Il suo sorriso si dissolve dinanzi al tuo sguardo raggelante. Percependo la tua rabbia, alza le mani in segno di resa. Aspetta, non siamo precipitosi. Siamo dalla stessa parte, sono un onesto cittadino proprio come te. Ho lavorato con i ladri, sì, ma solo per il bene comune. No, davvero, stavano uccidendo persone prima che io arrivassi. So che sembra una cosa brutta, ma guarda. Dice Malaclipse mentre raccoglie l'amuleto caduto e lo preme nella tua mano. È tutto perdonato, sì? Fissi, l'amuleto non ha un aspetto familiare. Oh, dice Malaclipse grattandosi la testa. Apro una piccola borsa. Allora qual è il tuo? Ok, prendi l'amuleto di tuo padre. Quindi qua lo posso scegliere. Direi... l'aquila. Ok. L'amuleto ha l'aquila. Ti si addice, la somiglianza con i lineamenti del viso è notevole. Ehi, sai una cosa? Io sono solo, anche tu lo sei, dovremmo collaborare. Forse è il caso che iniziamo a conoscerci meglio, dal momento che saremo amici per la vita, afferma Malaclipse. Dimmi, da dove vieni? E qui, adesso, il gioco mi farà scegliere l'aspetto fisico e lo stemma, insomma, della famiglia. Graficamente mi ricorda molto Fable questo gioco. Ok, a seconda della provenienza, insomma, cambiano i lineamenti del personaggio. Io direi di lasciare questi. Poi abbiamo diversi tipi di acconciatura. Posso muovere la testa per vedere un attimo il tutto. Direi questo. Ok, facciamo marrone scuro. L'amuleto lo abbiamo già scelto. E per quanto riguarda i vestiti, direi di cambiare. Mettiamo questi rossi col mantello bianco. Sì, mi si addice. Termina, via, siamo pronti. Pronti prontissimi. Dalla fascia orientale, ma dai. Si trova della bella gente alla fascia orientale, un posto molto rassicurante. Oh, ad ogni modo io voglio dire, noi, Sodale, dobbiamo dei soldi a Vignus della Gilda dei Ladri. È piuttosto arrabbiato con me, con noi. Dovremmo viaggiare insieme per Mirbridge per placarlo. Un po' di oro potrebbe essere di aiuto. Anche se, ora che ci penso, ho delle faccende da sbrigare. Ma la Malaclipse nota una bella commerciante mentre risale lungo la strada. Quindi, sarebbe meglio se ci pensassi tu a ottenere l'oro e ci vediamo direttamente lì.
Quindi guadagna oro per Vinius. Questo è il nuovo obiettivo. Braccia di ferro. Strong, clever, wise. The circumstances under which you come here put the lie to that. Ti registra una gara di forza in una fiera per il vincitore e impali un premio in oro. Nel primo turno della gara il tuo avversario è il minuscolo Roland, un mezz'uomo di una compagnia di acrobati itinerante. Ok. Quindi dobbiamo lanciare dei dadi e fare 10. Vediamo se abbiamo fortuna. 9. Ma guarda tu. E allora tiriamo l'ultimo dado. Lancia di nuovo. Via. Oh, 14 già mi sembra un numero ragionevole. Roland non può competere con la tua forza. Deluso, fa un salto mortale all'indietro giù dal tavolo e riceve le sue esigue vincite. Poi esce dalla porta facendo la ruota. Abbiamo guadagnato 10 di oro. Ricevi la tua ricompensa dal tesoriere mentre esci dalla taverna. Al tuo ritorno gareggerai nel prossimo turno per un premio più cospicuo. Andiamo avanti. The roads have become even more deadly since the Empire has come to power. Davanti a te di un carro ribaltato e una donna che chiede aiuto. Per favore aiutatemi, grida. Sono stata derubata da una banda di criminali. Potreste per favore aiutarmi? Potrei anche aiutarla, ma questa mi sa di trappolone enorme. Rifiutati di aiutare. Rifiuta il coinvolgimento nei problemi di altre persone e continui con il tuo viaggio. Ok. Bene, mi ha fatto continuare così senza problemi, quindi arriviamo ad un bivio. You see how quickly the actions of the usurper are turned into tales for children. Nei pressi del borgo di Dulwich trovi gli abitanti del villaggio nel bel mezzo di un qualche tipo di celebrazione. La maggior parte delle attività riguardano una grande statua raffigurante un guerriero dall'aspetto spaventoso che si staglia vittoriosamente su un uomo lucertolo a terra. Quindi seguiamo la parada. La parata termina nella piazza della città, guardi gli abitanti fare a turno per colpire la statua con una mazza e raccogliere il cibo e l'oro che ne fuoriesce. Una persona del posto nota il tuo interesse e chiede se vorresti fare un tentativo. Ovviamente partecipo. Quindi una sorta di pignata. Successo. La mazza colpisce il petto della bestia carica di tesori, dell'oro cade a terra. Esamini le spoglie e cerchi di raccoglierle prima che lo faccia qualcun altro. Ok. Vediamo se qui c'è oro. Sì, 5 oro. Balza a raccogliere il bottino che hai liberato. Vorresti provare ad ottenerne ancora? Assolutamente sì. Vediamo se c'è dell'altro oro che posso... Soltanto un ultimo tentativo. Dove sarà? Dove sarà? Dove sarà? Alla grande direi. Lasci i festeggiamenti della città con ciò che hai raccolto. Ok. E quindi andiamo avanti. Water is a symbol for the many thoughts that churn beneath the surface. What is it you're thinking of? What concern is worrying at your mind? Let it fall into the waters beneath. Mentre stai attraversando il ponte di pietra, ti ritrovi ad affrontare una banda di villani. 4 villani, a quanto pare. Potresti rimanere a affrontare i nemici oppure lanciarti alla mercé del fiume sottostante. Io salto nel fiume, ma chi se ne frega. Salti giusto in tempo giù dal ponte, precipitando nell'acqua. Quindi dobbiamo fare 11 stavolta. Facciamo 8, ovviamente vado a ritirare... questo e questo. 14. Per una strana combinazione di fortuna e abilità riesci a evitare la sezione più tortuosa del fiume, ritrovandoti in un punto in cui le acque sono tranquille. Perfetto. E quindi andiamo a saltare sull'ultima carta. Here we come to the end of the beginning. Running errands for mages. This will become a theme, I dare say. Giunge a Mirebridge non appena il sole comincia a calare sotto l'orizzonte.
Trovi Malaclips intento ad esaminare una selezione di formaggi al mercato. Ah, se questo non è il mio caro amico, dice Malaclips, l'avventuriero. Hai portato l'oro? Vinius ha organizzato un incontro al cimitero. E andiamoci. Ti chiedi se quel posto fosse stato scelto per via del suo isolamento, perché sarebbe stato facile sbarazzarsi dei corpi. E beh. Vinius saluta Malaclips con un sorriso malizioso. Sembra che alla fine tu sia venuto, e con una lacchea a seguito, sai, avevamo qualche dubbio. Vinius si scrocchia le dita e ridacchia. Beh, Malaclips, convincimi, cosa mi impedirà di tagliarti la testa oggi? Mostri il tuo oro mentre Malaclips ne racimola un po' dalle sue tasche. La pesante borsa della ricchezza atterra ai piedi di Vinius con un tonfo che rimbomba in tutto il cimitero silenzioso. Perdi 40 oro, quindi mi hanno ciullato tutto l'oro. Il nostro accordo è concluso, dice Malaclips con tono preoccupato. Non c'è bisogno di creare ulteriori guai. Mi spiace, Mal, dice Vinius sorridendo. Dovresti sapere che la Gilda non ti avrebbe mai lasciato pagare con del denaro rubato dai nostri membri. Ah, bene. Questo vuol dire che dovrò affrontare anche il boss. Eccolo là. Bene, bene, bene. Quindi boss e sgherri. Vinius il pazzo, infido e avido, una combinazione pericolosa. Gli anarchici tirano bombe infuocate che causano danni fuoco. La tua armatura non ti sarà di alcuna utilità qui. E questo ovviamente mi rincuora. Aia, questa l'ho presa in pieno. Ah, dannazione. Dai che si sta caricando. Ok. Si è caricata l'abilità, abbiamo usato l'abilità. Devo uccidere questi sgherri il prima possibile, in modo tale poi da concentrarmi sul boss. Ok, e il boss è andato. No, l'ho mancato, però gli posso fare la fatality. Ok, l'ho mancato. Alla fine l'ho visto senza testa, quindi gliel'ho staccato alla fin fine. È morto? Malaclips si gratta il mento pensosamente. Sembra che tu abbia bisogno di una persona scaltra che ti aiuta a farti strada nelle complesse questioni della diplomazia. Perché non discutiamo del nostro sodalizio davanti a una birra o due? Le due proteste non trovano ascolto mentre ti accingi ad abbandonare il cimitero. Quindi ci andiamo a bere una birra come se nulla fosse. Qui c'è un medaglione. Ben fatto. Oh, lama cardinale. E bastione della purificazione. Ok. Il ladro del mercato. Crostate torte e bugie esotiche. Bivio. Braccio di ferro.
per aver stretta amicizia con Malaclips. Il problema di Malaclips è l'imbroglione. Ok, perché mi sta facendo vedere tutte queste carte? Non riesco a capire. Apri. Per aver trovato il popolo della foresta, la vecchia fanciulla. Ok, quindi? Welcome to my challenges. Together we will traverse 22 paths of wisdom and despair in the hope of awakening. Oh, ok, dovremmo andare avanti quindi e selezionare il mago e accettare la sfida successiva, ma noi ci fermiamo qui per quanto riguarda End of Fate 2. Ripeto, è un gioco veramente carino, interessante, originale, dove le scelte del giocatore influenzano il corso della storia. Io vi consiglio comunque di dargli un'occhiata, di provarlo, lo potete trovare su Steam ovviamente. Nella descrizione del video inoltre potete trovare tutti i link alle nostre pagine social, nonché al nostro sito www.gamersakakuitalia.it. Quindi ragazzi, seguiteci. Veniteci a trovare anche durante le nostre live su Twitch e come sempre, buon gioco. Ciao!